pomeriggio a tutti e benvenuti a questa conferenza dal titolo La rivoluzione spaziale. Già il titolo penso sia un programma, no? E io mi chiamo Alessio Valentini, sono uno studente di fisica all'Università di Perugia e da qualche mese collaboro con il laboratorio di scienze sperimentali. E accanto a me ci sono il professor Roberto Battiston dell'Università di Trento e il professor Roberto Nesci che ci introdurrà il nostro illustre ospite. Buonasera a tutti, io sono Roberto Nesci. Allora, per me è molto un onore presentare Roberto Battiston, che è una, diciamo, delle persone forse più importanti in questo momento in Italia per quanto riguarda l'attività spaziale e l'astrofisica. Battiston si è laureato alla Normale di Pisa ormai diversi anni fa ed è quello che si chiama un fisico particellare sperimentale, cioè uno di quelli che si mettono a misurare le velocità degli elettroni, i positroni, e soprattutto a fabbricare strumenti per poter capire sempre meglio come si comportano queste strane particelle. E infatti lui ha lavorato essenzialmente in questo campo di realizzazione di strumentazione. E dopo aver lavorato, diciamo, sull'esperimento UA2 al CERN, poi ha lavorato all'EP, che sono, diciamo, le punte di diamante della ricerca delle particelle. E adesso, diciamo, è stato all'Università di Perugia per tantissimi anni, da pochi anni è all'Università di Trento e è stato nominato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi è, diciamo, quello che nell'immaginario del pubblico è quello che dà i soldi alle missioni spaziali, tu sì, tu no, tu sì, tu no. Naturalmente il processo è un po' più complicato di così, però diciamo, noi siamo, come dire, molto contenti che all'Agenzia Spaziale ci sia uno sperimentale, non un teorico, quindi una persona che sa cosa vuol dire costruire uno strumento e quindi si rende conto sia dei problemi sia anche delle effettive potenzialità. Direi che negli ultimi anni lui si è dedicato soprattutto allo studio dei raggi cosmici, che sono delle particelle di altissima energia che ci vengono dallo spazio esterno e diciamo, in qualche modo i raggi cosmici sono laddove i nostri acceleratori ancora non arrivano e quindi ci permettono di aprire una finestra sull'universo delle altissime energie che a terra non possiamo ancora realizzare. Prego. Grazie. Forse vi conviene sedervi perché altrimenti qua siete messi male. Buongiorno a tutti, è un piacere tornare a Foligno, a questo festival così ricco di opportunità e così piacevole di fronte a un pubblico interessato. Quello che volevo raccontarvi oggi è qualche cosa per farvi capire che sta accadendo una rivoluzione, un cambiamento sostanziale sul ruolo che lo spazio ha per la società, per tutti noi, partendo dai grandissimi risultati acquisiti negli ultimi decenni. Ricordiamoci che lo spazio è qualcosa che non ha neanche 60 anni, ma guardando anche a ciò che sta plasmando la nostra vita quotidiana e quello che accadrà nei prossimi anni. La domanda con cui noi partiamo è la seguente: che perché uno va nello spazio? Perché uno ha iniziato a guardare e modalità per andare nello spazio? Ci sono tanti motivi, naturalmente, lo spazio è un misto fra motivazioni scientifiche, avventura, politiche, strategiche, ma a me piace pensare che lo spazio sia un modo per andare in un contesto in cui noi cambiamo il punto di vista. Cambiamo il punto di vista e quindi vediamo le cose con una profondità, un taglio, una geometria, uno sguardo diverso. Per esempio questo puntino qui, siamo noi sulla Terra. La domanda è:
Da dov'è che possiamo vedere un puntino così nello spazio in un contesto in cui ci sono anche delle montagne sullo sfondo? Beh, oggi è quasi normale pensare che siamo su Marte, è quasi normale pensare che lì c'è un robottino con un telescopio che ha puntato alla Terra lontana e l'ha individuata su uno sfondo, diciamo, che sembra quello della Terra, ma il fatto che non siamo su. E però diciamo, vedere la Terra così è chiaramente un modo diverso di vedere un problema a noi noto, una questione a cui siamo abituati da un punto di vista completamente diverso. Oppure vedere dallo spazio quelle che sono le stelle cadenti. Quando è agosto e vediamo le stelle cadenti, le contiamo e esprimiamo desideri, dallo spazio si vedono oggetti un po' diversi, sono i micrometeoriti che la Terra periodicamente incontra girando intorno al Sole, sono delle piccole particelle, stiamo parlando di piccoli pezzi di ferro che però entrano a una velocità molto elevata, rilasciano la loro energia con questi lampi che dallo spazio appaiono molto diversi che visti dalla Terra. Sono solo due esempi fra tantissimi possibili di che cosa vuol dire andare in un nuovo tipo di ambiente come quello spaziale. Negli anni abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti, nello spazio ci abitiamo, per esempio è un ambiente molto ostile, lo spazio è pieno di particelle ionizzanti, ma abbiamo costruito una bellissima casa, questa casa è abitata perennemente da almeno 6 astronauti, abbiamo una molto famosa italiana che è nello spazio ormai da 5 mesi, e dallo spazio la Terra viene vista in modo molto diverso, viene vista dinamica, viene vista con colori, viene vista con i lampi dei fulmini delle tempeste, con le aurore boreali all'orizzonte, con le stelle che sorgono e tramontano, con le tracce di vita umana, qui conosciamo il Nilo, Israele, la Palestina e quant'altro, e certamente è un modo di vedere un pianeta vivo, colorato, mutevole, cangevole, a cui non siamo abituati di solito assolutamente a vedere. Qui c'è un altro esempio in cui si può apprezzare la tremenda bellezza di un'aurora boreale nel suo divenire quando siamo fermi su un posto al nord del nostro pianeta, vediamo i colori dell'aurora, mentre dallo spazio ne vediamo le dimensioni mutevoli, cangianti, i campi magnetici, il doppio colore, il colore rosso e il colore verde. Sono solo esempi del fatto che entriamo in un ambiente che ci permette di vedere situazioni note da un punto di vista completamente diverso. Questo è un primo elemento, lo spazio è un cambiamento di punto di vista. Un secondo elemento importantissimo è l'evoluzione spaventosamente rapida della tecnologia. Io spesso porto come esempio l'inseguimento delle comete come elemento paradigmatico per spiegare che cosa sta accadendo alla tecnologia. Qui riconoscete Giotto che fra il 304 e il 308, gli scrovegni, dipinge tante bellissime immagini con una capacità ricostruttiva tridimensionale, aveva già intuito la prospettiva, e poi in questa meravigliosa natività mette questa palloccola che è una stella cometa evidentemente particolarmente brutta e sgraziata. Strano che un grandissimo pittore come Giotto, che sa fare uomini e donne, animali, faccia una stella cometa così brutta, ma perché l'aveva vista così nel cielo. Era uno dei passaggi della cometa di Halley che passava in quel periodo e lui l'aveva vista in questo modo, l'aveva copiata, come un bambino può copiare o un artista può copiare un'immagine. Passiamo 6 secoli, la cometa viene fotografata, siamo nel 1910, sono i primi fotografie da daguerrotipi scattati con macchine che permettono oggettivamente di vedere un fenomeno come la cometa con un occhio artificiale, quindi diciamo oggettivo, non dipendente da quanto sono bravo a dipingere. Passa 76 anni, al prossimo giro l'umanità riesce a raggiungere con la sonda Giotto, guarda caso, la cometa di Halley, gli va a mordere la coda, gli va a tastare diciamo, la composizione. 6 secoli per passare dall'occhio alla fotografia, 76 anni per passare dalla fotografia al contatto fisico, e poi nel 2014, sono passati neanche 50 anni, si va a montarci addosso, a montarci sopra. Sappiamo che la sonda File, staccandosi da Rosetta, dopo un inseguimento durato più di 10 anni, rimbalzando svariate volte sulla superficie, si va a incastrare alla fine in un canalone da cui scatta questa famosa foto di un pezzo di cometa cavalcata, standoci sopra, e ci manda periodicamente gli auguri di Natale, di Buona Pasqua, è addormentata in una condizione di
freezing, speriamo che il sole che si sta avvicinando nel frattempo le permetta di risvegliarsi, ma noi oggi siamo a cavallo di una cometa, mai successo prima. Questo dà un'idea di quanto rapidamente sta evolvendo la tecnologia, è un'evoluzione esponenziale, quello che era un sogno, una impossibilità, una fantascienza, diventa un ritmo assolutamente straordinario, realtà. In futuro cosa ci aspetta? Beh, già stiamo adesso costruendo le missioni che ci porteranno su Marte come Europa. Su Marte siamo atterrati come umanità, con la NASA in particolare, ma fra un paio d'anni, con una serie di missioni nel 16 e nel 18, avremo due presenze europee su Marte, nel 16 un lander relativamente semplice che entrerà e cadrà con dei retrorazzi, si fermerà in un punto, ma nel 18 avremo addirittura un rover che avrà a bordo un driller, un trapano, che potrà entrare per 2 metri sotto la superficie marziana. Perché? Beh, tutti quanti discutiamo e pensiamo sul fatto, ma ci potrebbe essere stata la vita su Marte, ci sono tracce di fiumi, di canaloni, di presenze d'acqua, un po' di acqua congelata la troviamo, poca roba, c'è stata una vita su Marte e si alternano le varie sonde, i vari rover che cercano di capire questa cosa, ma nessuno ha mai perforato in profondità la superficie marziana. Ora ricordiamoci che su Marte abbiamo circa l'1% dell'atmosfera terrestre, quindi è sottilissima l'atmosfera, non abbiamo campi magnetici, quindi i raggi cosmici, il plasma solare arriva e spazza con una violenza molto maggiore che sulla Terra la superficie marziana, quindi la sterilizza continuamente. Ed è possibile pensare che se mai ci fosse stata una presenza biologica, la vita su Marte nei periodi passati, potrebbe tranquillamente essere stata distrutta, annichilita da questo bombardamento, da questa la presenza anche di un'atmosfera molto, molto, molto cattiva, piena di CO2, e quindi sia necessario andare in profondità sotto la superficie del terreno, magari di 10, 15, 50 centimetri, ci potrebbero essere delle sorprese. Queste sono delle motivazioni importanti e l'Europa sarà prima a fare questo tipo di studi. Benissimo, questa è un po' l'introduzione. Quello che voglio raccontarvi è che questo tipo di attività spaziale che più o meno avete sentito raccontare, si legge periodicamente sui giornali ed è di grandissimo interesse scientifico in particolare, di fatto è molto più estesa di quello che possiamo immaginarci per la parte di informazioni e di notizie che riguardano aspetti in particolare scientifici. Voglio convincervi del fatto che stiamo assistendo in questo periodo a una rinascenza, un rinascimento legato fortemente alla capacità sempre crescente di gestire tecnologie legate allo spazio. Che cos'è il Rinascimento? Beh, il Rinascimento è qualcosa che in questa terra è molto ben famoso e noto, è partito dall'Italia, stiamo parlando del XIV secolo, si è sparso via via in Europa ed è uno dei momenti importantissimi di crescita culturale, tecnico, scientifica, commerciale, politica, del nostro continente. Ma se guardiamo da un punto di vista tecnico, cosa vuol dire Rinascimento? Beh, delle tecnologie, prima la carta, e a un certo punto i caratteri mobili di Gutenberg, la possibilità di stampare molte informazioni per disseminare idee. Non basta l'idea averle, occorre distribuirle con metodi scritto, ma ancora meglio stampato, e maggiormente uno riesce a circolare idee a un ritmo molto elevato, più facilmente riesce a coinvolgere molte altre persone che possono propagare e migliorare queste idee, ed è lì che nasce un processo assolutamente straordinario. Bene, oggi la carta praticamente non c'è più, e i linotype li abbiamo persi di vista da un sacco di tempo, e anche le macchine famose da scrivere. Abbiamo il web, abbiamo la possibilità di circolare informazioni, idee, a un ritmo straordinariamente elevato. È un continuo, tutti quanti voi per entrare in questa stanza avete compulsato qualche telefonino o il computer di casa e via dicendo, non ve lo devo spiegare, talmente ormai è entrato pesantemente nella nostra abitudine. Bene, lo spazio è al cuore di questa rivoluzione digitale e sta portando alcuni elementi specifici che lo rendono a sua volta una rivoluzione nella rivoluzione. Questa immagine
ricostruisce la presenza nello spazio di 13.000 oggetti che gravitano attorno a noi continuamente, giorno e notte, in questi ultimi, in questo periodo di tempo. Ce ne sono molti che sono concentrati su orbite basse, un certo numero invece concentrato su orbite alte o geostazionari. Questi oggetti, facciamo due conti per capire di cosa stiamo parlando, sono 13.000, sono i più grossi, ce ne sono in realtà forse 40.000 contando anche i più piccoli. Sono metà circa sono satelliti e metà di questi 13.000 sono frammenti, pezzi di lanciatori, frammenti di altri satelliti. E di questi 6.000 satelliti circa il 10% è attivo. Quindi 6.000 sono satelliti, 600 circa sono attivi. Prima osservazione, è molto affollato lo spazio intorno a noi, chiaramente qui sono aumentate le dimensioni per la scala di cui stiamo parlando, sono dei puntini piccolissimi, ma è molto affollato e di questo grande affollamento una frazione di quasi 1.000 è legato a oggetti che stanno facendo qualche cosa dallo spazio per noi. Qual è il mercato che sta attirando questa crescita dell'utilizzo dello spazio? Che tra l'altro è un utilizzo che per noi è molto trasparente, molto invisibile, proprio per questa è la sua forza, non ce ne rendiamo conto di quanti effetti lo spazio e le tecnologie spaziali ci possono quotidianamente contribuire. Guardiamo che se guardiamo il numero di satelliti lanciati, vediamo che il grosso sono telecomunicazioni satellitari, una frazione sono comunicazioni di carattere, quindi questo per il consumer, per le televisioni, per la grande utenza, c'è una frazione del 20% per utilizzo militare, civile, specifico, istituzionale, ricerca e sviluppo, meteorologia, navigazione, GPS, Galileo, queste cose, sensoristica remota, osservazione della Terra e infine c'è una fettina piccola, importante, affascinante, scienza. La stragrande maggioranza sono applicazioni di un tipo o dell'altro. E se guardiamo dal punto di vista del valore, non solo del numero di questi satelliti, del valore, vediamo che è dominato in modo sostanziale da ciò che è comunicazione di dati, o di commerciale, consumer di grandissimo utilizzo, o civile militare, e il resto, c'è un po' di meteorologia, e il resto sono frazioni più piccole. Il mercato sta quindi sostanzialmente nella parte di telecomunicazioni. Questo mercato specifico, che nel totale fa circa un centinaio di miliardi di dollari all'anno, che è un numero di un qualche interesse a livello mondiale, è fatto in questo modo. La parte sostanziale è il consumer della telecomunicazione, le televisioni. Quando avete i vostri 1.000 canali sul televisore che non sapete che farne, beh, colpa o merito del fatto che i satelliti riescono a rimbalzare dappertutto l'informazione televisiva dei canali Sky piuttosto che altri. Poi esiste una frazione di comunicazione fissa, legata alla telefonia e alla trasmissione dei dati, dei ponti, radio di vario genere, una parte molto piccola di mobile, ecco una cosa in cui lo spazio non sta dando, al di là di quello che si pensava sarebbe stato il caso, una straordinaria contributo, non sta dando un contributo, è il telefono cellulare, perché i rimbalzi del cellulare si fanno con i ponti radio che vedete in giro, almeno oggi in giro per il paese, poi una piccolissima fettina in questa scala di attività commerciale mondiale legata a guardare la Terra da lontano. Quali sono i benefici di questo tipo di utilizzo dello spazio? Beh, sono diversi e molteplici e per calcolarli bene è utile fare un ragionamento non solo sui prodotti che essi generano e producono un beneficio economico diretto, ma anche e soprattutto sulla capacità di diminuire l'incertezza o i danni legati a tutta una serie di predizioni, tipo per esempio la meteorologia. Si fa il calcolo che tutte le volte che riesco a migliorare di un fattore 5-10% la precisione di una predizione meteorologica a media distanza, 10, 12, 15 giorni, si fa ormai questo tipo di predizione, migliora in frazioni dell'ordine del 3-5-6% la capacità, il risparmio
economico legato alla migliore capacità di predire l'evoluzione di carattere meteorologico. Se si fa un calcolo di questo genere a livello mondiale annuale, il valore economico di un risparmio di questo genere va a livello delle centinaia di miliardi di dollari. Quindi capite subito che è vero che c'ho un mercato di valore di un centinaio di miliardi di dollari, la prima slide di costruzione di satelliti e di lanci, ma se io applico solamente la parte meteorologica e la miglioro in modo significativo, il guadagno, il risparmio a livello di economia subito scatta a valori molto maggiori di quei 100 miliardi di dollari di cui vi ho parlato. Per esempio, oggi è possibile capire del nostro pianeta la pressione con grande precisione, la temperatura punto punto, la pioggia, l'umidità, i venti, con una precisione tale che poi i modelli di carattere meteorologici diventano molto precisi. Oppure possiamo vedere gli sviluppi e predire l'evoluzione di una cosa così importante come la corrente del Golfo. La capacità di controllare gli aspetti meteorologici diventa assolutamente straordinaria e i vantaggi economici di corrispondenza sono grandi. In Italia abbiamo per esempio una tradizione molto forte nell'osservazione della Terra di carattere radar. Il radar ha delle caratteristiche speciali, in quanto a differenza dell'osservazione ottica, di cui per esempio parlavamo prima, quando le misure di cui vi parlavo, richiedono di essere illuminate. Il radar vede anche di notte. Seconda questione, l'ottico non passa le nuvole, il radar passa le nuvole. Quindi il radar ha la capacità di vedere giorno e notte, e anche quando fa cattivo tempo. Il radar, con tecniche particolari interferometriche, è anche molto preciso, può vedere gli oggetti con una risoluzione dell'ordine della frazione di metro, mezzo metro ormai si raggiunge regolarmente. Non solo, in verticale il radar permette anche di apprezzare il millimetro, cosa che l'ottico non permette. Quindi il radar ha una caratteristica di grande potenzialità osservativa. E l'Italia ha costruito una grande costellazione di 4 satelliti operativi ormai da 7 anni che girano intorno sulla stessa orbita e girando intorno sulla stessa orbita e ruotando intorno alla Terra la stanno periodicamente osservando, raccogliendo questi dati e facendoci che cosa? Tante cose, vi mostrerò brevemente un accenno a questo. Questo per esempio è la sede nostra dell'ASI a Roma Tor Vergata, questa forma che sembra un euro rovesciato, e questa è la sede dell'ESA a Esri, a pochi chilometri, sono due punti specifici vicino a Roma, e durante una giornata qualsiasi i satelliti di Cosmos SkyMed, che si chiama così questa costellazione, passano periodicamente e possono osservare lo stesso spot 4 volte la mattina e 3 volte il pomeriggio, quindi in un solo giorno lo stesso spot è visto 7 volte. Quindi una capacità di rivisitazione della stessa zona osservata dai 4 satelliti estremamente elevata. Un singolo satellite passerebbe ottico sopra la stessa zona ogni qualche 10-12 giorni. Il sistema con radar, siccome è puntabile con molta facilità ed è una costellazione di 4 satelliti, lo può fare quando è nella zona, diciamo, ogni settimana ci passa 7, 8, 9 volte a seconda delle configurazioni di programma. Cosa si fa con una misura così accurata e periodica di tipo laser, radar? Un sacco di cose. Si fanno cose legate alle caratteristiche geologiche, meteorologiche, climatiche, la possibilità di vedere il movimento dei ghiacci, la possibilità di vedere il movimento del mare, la possibilità, in questo caso il Giappone, poche ore dopo lo tsunami, con queste misure, queste strisciate di misure laser, di misure radar, è stato possibile misurare con molta precisione di quanto il mare era entrato nella terra, con dettaglio di poche frazioni di metro, dove erano state distrutte le città, dove c'erano problemi su cui si poteva intervenire, ci hanno permesso di misurare il danno e di aiutare i soccorsi in questa gigantesca disgrazia che è successa in Giappone. Le emergenze quindi sono un tipico esempio in cui la rivisitazione periodica, la capacità di guardare attraverso
le nuvole, la capacità di vedere di notte e di giorno nello stesso modo, è sicuramente importante. Per esempio, questo è un vulcano in Islanda. Sapete che i vulcani in Islanda sono tutti ricoperti di ghiaccio e di neve, quando eruttano possono fare grandissimi disastri, non tanto per la potenza del vulcano quanto per l'effetto della nube che butta nell'aria un misto di ghiaccio, polvere e quant'altro. Bene, questa è una misura di una colata di lava in un contesto in cui sono presenti dei ghiacciai, dei nevai. La misura quotidiana precisa di dove sta puntando la lava permette di capire in modo assolutamente affidabile che cosa sta accadendo e quindi anticipare dei fenomeni che possono essere molto pericolosi. In questi anni, proprio l'Agenzia Spaziale, utilizzando il dato di Cosmos SkyMed, ha potuto fare interventi chiamati in causa su emergenze in tutto il mondo, che vanno dal famoso terremoto in Cina, che avvenne un periodo di nuvoloso e quindi i primi soccorsi hanno beneficiato delle informazioni di Cosmo, il terremoto dell'Aquila, il terremoto in Haiti, le inondazioni in Pakistan, nelle Filippine, il terremoto in Emilia-Romagna, chi ne ha più ne metta, sono tutte situazioni di emergenza in cui la possibilità di dare informazioni su quanto è esteso il danno e dove intervenire con i soccorsi hanno un valore molto importante. Di nuovo, è importante capire l'economia collegata a questo tipo di osservazione. Vi ho portato un esempio della predizione meteorologica, ma ci sono tanti altri casi in cui guardare dallo spazio, giorno e notte, indipendentemente dal tempo atmosferico, può dare un grande effetto. Per esempio, si vedono senza colpo ferire le navi che puliscono le cisterne in mare, che era una delle cose che era una delle cose che veramente creava un problema ambientale. Bastava farlo di notte, bastava farlo in un periodo, nuvoloso, e poi andarsene via e la striscia rimaneva abbandonata. Non è più possibile fare questo perché i satelliti permettono di vedere continuamente la traccia, e se uno fa un calcolo che cosa vuol dire aver abbattuto di un fattore 2, 3 o 4 nel Mediterraneo, ormai questa cosa è scomparsa completamente perché è impensabile sfuggire all'osservazione, uno può trasformare questo tipo di valore in valore risparmiato, perché una diminuzione del danno ecologico dovuto alle navi che sporcano il mare espullendo le proprie vasche degli idrocarburi, vuol dire un vantaggio economico legato a un minore inquinamento, si può trasformare in quanti milioni di euro all'anno si possono risparmiare. Oppure la pesca illegale di frodo, anche in questo caso cosa c'è di più facile che pescare di notte piuttosto che pescare in una zona nuvolosa? Non è più possibile. Se uno pesca si può vedere con precisione e si può inseguire la nave e dire: tu hai pescato in quella zona, non potevi farlo, ci sono delle multe e quant'altro. E anche questo, si può fare un calcolo di quanti milioni di euro si possono risparmiare per un'attività di questo genere monitorata e una illegalità combattuta. E se uno fa un conto in questo modo, scopre che mentre la vendita di servizi di un sistema satellitare così complesso e costoso come può essere quello radar non può dare un ritorno economico in positivo, come io vendo, l'abbonamento telefonico, molto importante, se lo calcolo in termini di quanto sto risparmiando in danno, per esempio abbiamo fatto un calcolo prendendo le frane, gli allagamenti, i terremoti, l'eruzione di vulcani, gli incendi, la perdita di petrolio, sono valori economici di danno calcolabili ogni anno sulla base di parametri ben noti, sono migliaia di milioni di euro, quindi sono valori molto molto grandi. E se si fa una riduzione su quant'è la riduzione del danno, caso per caso, può essere 1%, può essere 10% a seconda dei casi, alla fine il valore del beneficio economico inteso in risparmio sul danno diventa un numero importante che giustifica pienamente l'investimento fatto da uno Stato, da più Stati, per avere questo tipo di osservazione in atto. Pensiamo adesso a un'altra caratteristica ancora parzialmente sfruttata ma potentissima del sistema satellitare radar. Vi avevo accennato che è possibile osservare e misurare l'altezza degli oggetti, una parte degli oggetti, quelli che hanno una buona riflettenza radar, entro una frazione di millimetro all'anno. Cosa vuol dire questo? Che io, con tecniche opportune di interferometria,
posso andare a prendere oggetti, un ponte, un edificio a varie altezze, una zona montagnosa dove ci sono delle frane potenziali, e in alcuni punti in cui la riflettanza è abbastanza buona da rimandare indietro con certe caratteristiche l'onda radio, fare un calcolo nel tempo, punto punto, che cosa sta accadendo all'altezza verticale relativa di quel punto rispetto al periodo passato. Qui vediamo che i punti verdi, di verde scuro, hanno un spostamento in millimetri per anno, pari a zero, fra più o meno 2.5 mm, cioè circa centrati a zero. Tutti questi punti di questo ponte sono verdi, tutti, perché il ponte per fortuna non si muove. Tutti questi punti di questi edifici sono verdi, come questi qua sono tutti verdi, perché a meno che non c'è un artificio, un edificio come questo sta fermo nel tempo, non si muove a livello di millimetri all'anno. Questa è una strada ferrata in Russia, qua c'è un mare e un lago, e queste sono delle zone franose, e si vede chiaramente che questa zona è perfettamente rossa, quindi sta andando giù a livello di un paio di centimetri all'anno o più. Mentre questa zona è più intermedia, questa è verde, quindi se io devo preoccuparmi se dove mettere l'intervento di civile per bloccare o per assicurare che questo treno non abbia problemi, mi concentrerò nella zona dove vedo punto punto che si sta muovendo questo sistema verso il basso. Oppure questo è un caso ancora più familiare, vi ricorderete che qualche anno fa c'è stata una frana in quel di Andorra, un pezzo della Liguria, in cui questo terrazzo di questo complesso di case poste sopra la ferrovia è venuto giù, è cascato sulla massicciata della ferrovia e il treno che è arrivato per poco non finiva in mare. Ve lo ricorderete che l'immagine è piuttosto impressionante. Bene, questa tecnologia di misura di altezza non è stata ancora resa sistematicamente disponibile, quindi, ma si è potuto andare a posteriori a ritrovare cosa stava accadendo in quei punti specifici. Può sembrare strano che non si possa fare in modo sistematico, ma la quantità di informazioni che vengono raccolte in questi satelliti è pazzesca. Quando uno va a vedere un metro quadro, pochi metri quadri, ha una quantità enorme di dati, e c'è un problema di gestire quale dato interessante rispetto a quale dato interessante non è. Ma a posteriori, in questo caso, ovviamente sono andati a guardare, e cosa hanno visto? Hanno visto che queste case ha tanti punti verdi corrispondenti alla parte del tetto della struttura che non si stava muovendo. Aveva certamente un gruppo di punti rossi in un contesto in cui tutto il resto, la massicciata, il porticciolo, erano verdi. E questi punti rossi, punto punto, ne prendo uno, vedo che stavano scendendo di centimetri in scala di tempo fra 2008, 2010, 2012, cioè per 4-5 anni stavano scendendo di qualche centimetro all'anno. E a un certo punto, nel 14, quando è stato, mi pare, stiamo parlando delle... In gennaio 14 l'oggetto è sceso giù, ma certamente mentre gli altri punti verdi stavano fermi, chiaramente questo è un sistema molto potente per anticipare un andamento che avrebbe come minimo richiesto di inviare un tecnico a vedere se c'erano delle crepe sul pavimento, che sicuramente ci sarebbero state e che probabilmente sono state o non viste o trascurate da chi abitava in quella zona. Quindi è un sistema potentissimo. A questo punto, nelle fasi preparatorie di studio, l'Agenzia Spaziale Italiana e le industrie italiane stanno sviluppando ormai da parecchi anni, sono applicati questi studi che, ne so, per esempio all'area archeologica centrale di Roma, in cui vediamo è tutta verde, vuol dire che non viene giù il Colosseo, che sta fermo, qualche punto è blu, ma attenzione, i blu vogliono dire che sono anche delle crescite, e soprattutto bisogna stare attenti che ci sono delle attività urbane di costruzione o di spostamento, alcuni punti possono spostarsi, ma è già un punto rosso qui potrebbe essere interessante andare a vedere cosa accade in quel punto, ma il grosso della città e della parte centrale di Roma ovviamente per fortuna è stabile, per fortuna il 99.9% e passa degli edifici non cascano, e punto punto l'informazione di questo tipo di mappe è che punto punto contengono l'andamento temporale nel corso di 1-2 anni, quindi un'informazione estremamente sofisticata che vogliamo rendere sempre più utilizzabile affinché diventi uno strumento, diciamo, di vastissimo utilizzo. Per esempio questo è il MOSE nella zona in cui stanno costruendo la famosa diga,
ovviamente qui stanno spostando enormi quantità di calcestruzzo, di paratie e di quant'altro, e noi si vede quotidianamente gli andamenti che possono anche essere utilizzati in questo caso per monitorare una costruzione di una grandissima infrastruttura, quindi questo non solo per monitorare una frana potenziale, ma anche per valutare a che livello una certa costruzione sta andando avanti. Oppure questa è un'iniziativa fatta dalla ditta Igeos, di cui l'ASI è parte, assieme a Telespazio, di monitorare con precisione la stabilità dei muri di Pompei, perché purtroppo i muri di Pompei, come sapete, sono in un paio di casi crollati, e quindi stiamo cercando una modalità, visto che la risoluzione spaziale è compatibile con le dimensioni dei muri, per poter fare la stessa cosa fatta per Andorra a posteriori, questa volta farla per Pompei, anticipando fenomeni eventualmente di movimento di un sistema che sappiamo purtroppo in alcuni casi ha dato sorprese molto negative. È uno strumento molto potente che cambierà sicuramente il nostro modo di guardare la Terra. Un'altra cosa che stiamo facendo, lo avete visto anche forse sentito in una precedente conferenza, qui abbiamo con noi Alessandro Coletta, che è un dipendente dell'Agenzia Spaziale, che ha anche parlato ieri e che è responsabile per questo progetto, e stiamo cercando di capire come applicare in modo sistematico i dati di Cosmos SkyMed, per esempio alle scuole oppure agli edifici di pubblica utilità, anticipando un futuro utilizzo sistematico, per esempio ai condomini piuttosto che agli edifici privati. Perché il problema della stabilità nel tempo chiaramente colpisce raramente, ma quando colpisce fa molto male, quindi è sicuramente uno strumento che, quando sarà applicato in modo sistematico, e noi stiamo cercando di spingere questo tipo di applicazione, potrà essere di grandissima utilità. E per far questo adesso dei dettagli tecnici non li affronto, perché non è il momento opportuno. Tante cose si possono fare con questo strumento potente, per esempio vedere cosa accade su un territorio come in questo caso la Pianura Padana, dove abbiamo una zona in cui il gas viene estratto e rimesso dentro, è uno storaggio di gas, quindi un serbatoio sotterraneo in cui periodicamente il gas viene preso e rimesso come un grandissimo serbatoio naturale, perché è una delle cose che si fa tipicamente nel contesto minerario, e questo si vede con precisione grazie all'osservazione della superficie che a livello millimetrico respira. Oppure, questa è un'altra animazione, recentemente l'Agenzia Spaziale Europea ha messo anche altri satelliti che sono aggiunti a quelli nostri italiani, e anche questi satelliti sono satelliti radar, e insieme si potrà fare quello che vi ho anticipato prima a parole, qui lo vedete, vedere sotto le nuvole per esempio l'estensione in tempo reale di una inondazione, misurare quali parti state colpite, pensate alle assicurazioni che devono poi ripagare i danni di un fenomeno di tipo inondazione, sapere con precisione istante per istante cosa è successo, implica valori economici significativi. E questo per esempio è un'altra applicazione ancora dei sistemi radar, quando io riesco a fare uno scan interferometrico di tutta una parte importante di un paese come l'Italia, vedete che le zone qua colorate rappresentano spostamenti rispetto al valore di riferimento dell'ordine di frazioni di centimetro. Alcune parti dell'Italia sono ferme, altre parti sono in movimento. Tutte le volte che vedete una struttura coerente di colori che variano, sono sistemi che si sono spostati, chi tanto chi poco. Se per esempio vado in una zona ben nota sono i Campi Flegrei, tutti quanti a colpo vediamo che il vulcano, che è il Vesuvio, sta respirando su un intervallo dal 9 agosto al 21 agosto, che sono 12 giorni, il movimento della caldera interna al vulcano ha deformato localmente la struttura in modo assolutamente visibile. Uno può capire di quanto, di poco, di tanto, si vede che c'è tutto un gioco di movimenti in questa zona. Poi, quando questo tipo di informazione diventa frammentata, vuol dire che sostanzialmente lì ci sono effetti spuri, ma tutto sostanzialmente è fermo. Qui certamente la coerenza è molto forte, e questo, quando ho visto questa immagine per la prima volta, ho pensato alla potenza di questo metodo. Chissà quante volte, non dico tutti, ma qualcuno di voi avrà pensato al gigantesco pericolo sociale che Napoli, che è abbarbicata intorno al vulcano, specialmente alcune zone di Napoli, rappresentano per il nostro paese. È un rischio gigantesco. Il giorno che
improvvisamente, come è successo ai tempi dell'eruzione di Pompei, venisse un grande fenomeno eruttivo, sarebbe, Dio solo lo sa, quando era nel disastro. Bene, l'esistenza di tecniche come questa ci permettono di vedere l'evoluzione e di prevedere con mesi di anticipo se c'è qualche cosa che supera, cioè il vulcano respira e non c'è problemi, entro certi limiti è accettabile. Se però succedesse qualcosa che nel tempo, in modo significativo, esce da tutti quanti i limiti precedentemente identificati, avremo tempo, scala di mesi probabilmente, per anticipare il grande problema. E questo, se volete, è già un primo elemento di sicurezza civile, di protezione civile, perché permette di definire alcune procedure con un attimo di calma in più. Beh, sappiate che con questi dati noi monitoriamo l'Etna e il Vesuvio 24 ore al giorno, per non parlare di molte altre situazioni, di frane, ne abbiamo migliaia per l'Italia, che grazie a queste tecniche vengono tenute sotto controllo. Si può fare sempre di meglio, ma è già uno strumento potentissimo. Oppure qui sono i dati raccolti in novembre, c'è stata una grossa alluvione nel nord dell'Italia, stiamo parlando del novembre 14, qui abbiamo un gioco comune dei satelliti italiani Cosmos SkyMed, questi quattro satelliti, e del satellite Sentinel-1 europeo, a cui l'Italia anche partecipa. Perché è importante avere due sistemi satellitari? La costellazione di Cosmo ha la ripetizione, la grande precisione, ma il Sentinel fa un'orbita diversa, quindi si presenta sullo stesso scenario in tempi diversi, per cui posso prendere un'immagine il 17 novembre e poi alcune immagini il 19 novembre, e introduco in questo modo sempre di più la capacità di vedere l'evoluzione di ciò che sta accadendo. Il fenomeno di inondazione è un fenomeno che si muove continuamente, e io più lo monitoro dallo spazio, meglio so controllare anche gli interventi, i danni, le assicurazioni e quant'altro. Oppure questa è una misura fatta di nuovo nel 14, questa nave ha lasciato una lunga striscia di decine di chilometri, e chiaramente questo è un elemento che ha permesso di identificare la nave e chiaramente di prendere le misure corrispondenti. È successo e succede ancora di tanto in tanto anche nel nostro mare. Benissimo, ora voi vedete che tutte queste informazioni che ci vengono date, io ho molto insistito sulla parte di osservazione della Terra perché è la più affascinante e anche facile da trasmettere, ma pensate a tutto ciò che riguarda la navigazione, il GPS, quando andate con i vari maps, tutto quanto spaziale, o le telecomunicazioni, tutta la parte di internet che viene mescolata, fibra, satellite, doppino, è tutto un gioco complesso di informazioni. Ci sta attorno le predizioni del tempo, le diamo per scontato, è tutto quanto un pezzo di sistema invisibile che non si ferma mai e che, proprio perché è così facile e integrato nella nostra vita, non ci accorgiamo e lo usiamo pesantissimamente. Ma il futuro ha appena incominciato, tutte quante le linee che vi ho mostrato di tecnologia, di investimento economico, stanno andando su esponenzialmente. Cosa accadrà domani, ma proprio nel senso di fra un anno o due, cosa può accadere fra 10 anni? E il futuro è difficile da prevedere, ma in questo caso ci sono molti indicatori di quello che sta per accadere. Nel gennaio del 14, dalla stazione spaziale, uno strano cannone sparasatelliti ha iniziato a sparare piccoli satelliti uno dopo l'altro a coppie. Sono dei satelliti chiamati DOVS, sono grandi così. Questo flash è stato quando il Sole ha preso una delle... Ecco il cannone visto da vicino, fuori due, dopo un po' ne escono altri due. Ne hanno lanciati 28, quindi 14 lanci doppi. Per fare, attualmente poi complessivamente ne abbiamo 71 in orbita, tutti lanciati sulla stessa orbita, per fare che cosa? Per fare questo... 71 satelliti su una stessa orbita, tutti che guardano la Terra a bassa quota, con piccoli satelliti di basso costo, perché se qualcuno va storto lo si perde, e potranno vedere non 8 volte al giorno, ma 140 volte al giorno lo stesso posto. E per esempio questa è un'immagine presa e di una zona del mondo da questi satelliti. Se guardate su Google, queste due case non c'erano, perché le hanno costruite negli ultimi 3 mesi. Le mappe che vedete sul... Questo è un satellite in mano a uno dei ragazzi che li hanno sviluppati. Se guardate Google Earth, questi sono i ragazzi nel loro garage californiano,
non c'è neanche una donna, mentre qualche mese dopo, quando il progetto è decollato, lo stesso team è diventato un po' più grande, ci sono parecchie ragazze. Perché dico questo? Perché dico che qualcuno che sta cambiando il mondo con un'applicazione come questa, sono giovani, stanno in California in un garage e hanno l'età dei nostri liceali o dei nostri giovani universitari, e mi domando sempre perché questo gruppo non può essere fotografato a Foligno piuttosto che a Perugia, piuttosto che a Napoli, piuttosto che a Roma. Questa è intelligenza, la tecnologia non è particolarmente sofisticata, si utilizza la tecnologia esistente e una volontà, una capacità e un entusiasmo. Benissimo, loro stanno cambiando il mondo, che stanno introducendo un nuovo modo di guardare al nostro pianeta ad alta frequenza. Stanno passando dalla fotografia al film. E la buona notizia, il fatto che sia in California è una notizia interessante, ma vorremmo che fosse magari nel nostro paese, la buona notizia è che il lancio di alcuni di questi satelliti verrà fatto con missili costruiti in Italia. Il Vega è stato scelto da Google, che è uno di questi tipi di investitori di grande visione, per lanciare alcuni satelliti di questo tipo per guardare la Terra. Google ha deciso di fare un servizio che coinvolgerà, dicono, 2.000-3.000 satelliti, un numero spaventoso. Non 71 su una singola orbita, ma qualche migliaio su un gruppo di orbite, per fornire quotidianamente su tutto il mondo l'immagine dinamica della Terra, quindi non più Google Earth statico, ma Google Earth Movie. Perché è utile fare questo? Qui c'è la risposta. Guardate questa miniera a cielo aperto in Australia. Questo è un camion che si sta muovendo, preso da alcuni satelliti di questo tipo. Qui siamo a Las Vegas, sull'interstatale 15, la misura della velocità delle macchine non sarà più possibile evitare di prendere le multe se non supera. Lo so, andiamo in Siria, qua si monitora il passaggio di un convoglio per l'intervento umanitario. Qui siamo a Tokyo e si fanno delle misure di precisione di tutti quanti gli edifici per ricostruire in tre dimensioni la forma della città. Qui siamo a Bangkok, si misura lo spostamento delle navi, la loro velocità, la sicurezza con cui si muovono all'interno di un ambiente così, diciamo, definito. Qui misuriamo la quantità della plume, del fumo che esce da un impianto di potenza nel Maryland, e si calcola la prodotto industriale. Questo è il futuro. Questo è quello che ci sta per avvenire, una capacità di controllare, osservare e misurare in tempo reale ciò che sta accadendo sul nostro pianeta, e a livello di automobiline che si muovono, camion che si spostano, navi, centrali e quant'altro. Questo è quello che sta accadendo e sarà ovviamente una grandissima rivoluzione ulteriore. Diventerà a questo punto molto meno facile, diciamo, non far notare alcune cose, e questo ridurrà anche certe forme di privacy inevitabilmente, o troveremo dei sistemi ove opportuno per far sì che questo non crei problemi, ma d'altra parte creerà una quantità enorme di informazioni positive con cui controllare la complessità del divenire, diciamo, quotidiano del nostro mondo moderno. Quindi in conclusione ho cercato di dimostrarvi la potenza e la presenza delle tecniche spaziali nel mondo moderno. Alcune cose sono già operative e non le conosciamo, ma le riconosciamo guardando queste slide. Altre stanno evolvendo, ma tutto questo sta evolvendo molto rapidamente, perché, come vi ho spiegato, l'evoluzione tecnologica è ormai esponenziale, la quantità di capitali, di tecnologie, la presenza di nuove menti, di giovani volontà, di imprenditori tipo Google o tipo altri che hanno fatto la fortuna col digitale, sta diventando ormai oggi la capacità di essere dei grandissimi utenti di un servizio che però viene costruito dallo stesso utente e quindi viene customizzato con grande precisione, con la capacità di muovere dei fondi molto grandi per fare investimenti molto importanti. Si sta partendo quindi a un livello di vera industrializzazione, tipo Ford, l'automobile che diventa catena di produzione, il satellite
che diventa migliaia di satelliti guidati da un'utenza molto ben determinata e legata ai grandissimi numeri. È chiaro che Google punta all'intero pianeta, quello che ha fatto per 1 miliardo di persone lo vuole portare a livello di utilizzo a 7 miliardi di persone. Quello che sta facendo sulla parte dell'osservazione lo sta proponendo anche sulla parte delle telecomunicazioni. Google vuole avere tutti connessi su internet a basso prezzo ovunque. Perché? Perché il suo tipo di ritorno è il click fatto sulla pagina web, e più gente fa click, più c'è pubblicità e più c'è ritorno. Sono processi di enorme efficacia che sono guidati sempre di più da grandissimi utenti della nuova generazione, legata appunto a questa capacità incredibile di gestire dati. E con questo, diciamo, mi fermo. Spero che ho dato un po' di stimoli, di idee su cosa ci aspetta nel futuro spaziale. Grazie. Immagino che qualcuno voglia fare qualche domanda al nostro oratore, perché le cose che ci ha detto sono per certi versi forse inaspettate. Prego. Questa crescita esponenziale dei satelliti naturalmente ci espone al problema dell'inquinamento dello spazio. È previsto qualche spazzino? Sì. No, la domanda posso ridirla. Questi 13.000 oggetti, che poi sono 40.000 quelli più piccoli, rappresentano un inquinamento spaziale, perché sono tutti oggetti che vanno molto veloci, e se due si toccano, si collidono, fanno buchi uno nell'altro, si spaccano in 1000 pezzi e diventa sempre pezzo. Anzi, c'è una sindrome di Kessler, si chiama, che è una tendenza, quando si raggiunge un numero troppo alto di questi detriti, che due che si scontrano ne fanno degli altri, a catena il sistema diverge e diventa inabitabile, nel senso della spazzatura spaziale, l'intera orbita di interesse. E il problema è molto serio, perché attualmente si è lanciato senza mai porsi questa questione, perché lo spazio è grande, sì, fino a un certo punto. Quando diventa così importante non perdere il satellite, lo spazio non è più così grande. Vi ricordo che per poter vivere in quell'ambiente lì esiste un sistema attualmente, un servizio fatto solo dalla difesa americana, che li segue tutti e 40.000 e sa dire con una certa precisione tutti quanti questi detriti che orbita fanno. E quando un satellite, diciamo, buono è sull'orbita di un detrito, si alza il telefono e dice: spostatevi di tot metri nell'orbita, perché ce n'è uno che sta arrivandovi addosso e c'è un rischio di collisione. Anche la Space Station viene spostata periodicamente per evitare questi oggetti, che ha un ritmo di 1-2 volte l'anno. Quindi ogni satellite importante viene spostato 1-2 volte all'anno, 3 volte all'anno, per evitare i detriti. È chiaro che non può continuare così e occorre fare qualcosa. Allora, che cosa viene fatto? Beh, prima di tutto si è introdotta una norma che dice che d'ora in poi i satelliti devono essere in grado di rientrare entro 25 anni nell'atmosfera. Quindi vuol dire che hanno, o li si mettono abbastanza bassi affinché il drag residuo dell'atmosfera residua se li porti giù e quindi li bruci nell'atmosfera, per quando entrano in atmosfera sono così veloci che si incendiano e bruciano e si polverizzano entro 25 anni, oppure a bordo devono avere dei razzetti, delle cose che anche a satellite morto sono in grado di spostarli verso l'atmosfera o in orbite cimitero. Esiste il concetto di orbita cimitero, che sono delle orbite abbastanza alte e inutili da non rappresentare un grosso problema se accumulo lì la spazzatura. 25 anni sono tanti, sono pochi? Dipende. Se si va a questo ritmo esponenziale rischierebbero di non essere poi neanche tanto tanti, perché viceversa, la capacità, quelli che sono in orbita adesso da soli non tornano giù, perché ci possono mettere 100 anni, 500 anni, dipende dall'orbita in cui sono. L'attrito del drag residuo del plasma sopra i 200-300 km è molto molto basso, a 500 km è praticamente nullo, uno rimane lì per secoli. Non ci sono al momento proposte tecniche esecutive realizzabili per togliere di mezzo quelli che sono già in orbita.
È un problema molto serio, ci vuole qualche idea brillante, qualche idea, cioè è chiaro che concettualmente posso fare un sistema, un satellite con un razzo attaccato che vado a prendermeli uno alla volta, ma è estremamente costoso da un punto di vista dell'energia, della propulsione, nessuno lo farebbe, è meglio a questo punto perdere ogni tanto un satellite. Occorrono sistemi più intelligenti, in questo momento non abbiamo tecniche proposte credibili che ci permettano di affrontare il passato. L'uomo è sempre uguale, prima fa una montagna di spazzatura e poi si incomincia a rattare la testa per dire mo che se fa, intanto cominciamo a sporcare di meno, come, e il resto bisogna trovare modo almeno di mitigare ciò che abbiamo fatto. Altre domande? Prego. Professore, altra domanda qui? A che punto, che futuro avrà e soprattutto che futuro avranno i nostri astronauti visto che l'ultima torna fra un mese sulla Terra? Dunque, cominciamo dal secondo punto. Noi abbiamo come Italia 4 astronauti professionalmente operativi, 2 selezionati all'inizio degli anni 2000, fine anni 99-2000, che sono Vittori e Nespoli, e 2 selezionati nel 2009, quindi circa 5 anni fa, che sono Cristoforetti e Parmitano. Noi abbiamo come Agenzia Spaziale Italiana 2 canali per poterli far volare. Uno è volano sempre solo sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma ci possiamo arrivare via il fatto che noi contribuiamo come terzo contributore all'ESA e quindi ogni tanto ci tocca un volo, oppure tramite un accordo specifico con gli americani della NASA, grazie al fatto che l'Italia ha costruito più di metà delle moduli abitabili della Space Station. Il nostro contributo alla Space Station è stato veramente straordinario e ci ha permesso di definire un accordo pluriennale in cui ogni 3-4 anni circa ci viene dato un volo per i nostri astronauti. Quindi adesso stiamo pianificando i prossimi 2 voli, uno con gli americani direttamente con la NASA e uno sempre via Space Station, ma passando per l'Agenzia Spaziale Europea. E in questi mesi stiamo contrattando quali saranno i nostri prossimi 2 astronauti. Samantha sta ancora in volo, quindi ha appena volato, degli altri 3 con quali logica ruotare attraverso i vari astronauti. Siamo fortunati di avere 4 astronauti, siamo fortunati di avere più possibilità di volo. Per quanto riguarda la prima domanda, che è molto affascinante perché tocca un problema sostanziale, fino a che punto l'uomo, nel senso che in carne ed ossa l'uomo o la donna, può pensare di andare a esplorare veramente lo spazio? Fino adesso siamo andati sulla Luna per pochi minuti, per qualche giorno, ma sul totale fatto 100 della presenza umana nello spazio, la Luna sono 0,3%, nulla, anche se chiaramente fantasticamente importanti per la difficoltà e per la sfida. E Marte è sempre a 30 anni da oggi, era 30 anni da oggi, 20 anni fa, 10 anni fa, sarà a 30 anni da oggi anche forse fra 5-10 anni. Perché? Perché tecnicamente abbiamo alcune sfide, la radiazione, la lunga permanenza nello spazio, ma c'è veramente un secondo elemento, che il valore di questa missione su Marte è probabilmente dello stesso ordine di grandezza della Stazione Spaziale Internazionale, 100 miliardi di dollari, è un numero molto grande. Gli americani sono andati sulla Luna come risposta a una sfida strategica con la Russia della Guerra Fredda. Adesso le sfide sono economiche, non sono più di potenza muscolare, quindi la motivazione di spendere 100 miliardi di dollari, sono tanti, sono pochi, probabilmente la guerra nell'Iraq ne è costata 10 volte tanto, d'accordo? Ma ci vogliono delle fortissime motivazioni economico-politiche che non sono mai materializzate per una cosa così complicata e ambiziosa come Marte. Su Marte andiamo con i robot, cerchiamo la vita, ma quello che può spingere all'andare su Marte, sì, l'ambizione, il romanticismo, l'orgoglio di andarci come uomini, è bellissimo, il sogno,
però per muovere cifre così importanti ci vuole una volontà politica economica assolutamente straordinaria, non si è ancora materializzata. Molti hanno pensato che quando la Cina si è mossa, e si è mossa molto nello spazio, sta costruendo la sua stazione spaziale, sta avendo i suoi astronauti, sta atterrando sulla Luna, c'ha il suo primo rover lunare e vuole andare su Marte, che questo avrebbe scatenato una reazione forte americana in questo senso. C'è stata, ma non assolutamente al livello di puntare a essere i primi a mettere la bandiera su Marte. Quindi secondo me ci sono alcuni ingredienti, una vera capacità internazionale di fare spazio. Ricordiamoci che tutto quello che vi ho raccontato è fortemente legato a singole nazioni oppure a singole superpotenze. L'America, l'Europa nel suo insieme, la Russia o la Cina fanno politiche che sono principalmente autonome e in qualche caso di collaborazione. La Stazione Spaziale Internazionale è un caso eccezionale perché fu voluta da Reagan e da Gorbaciov nel periodo di picco della Guerra Fredda, proprio per scaricare parte della tensione facendo un oggetto che avesse valenza scientifica, tecnologica e dimostrasse che era possibile collaborare fra due blocchi in continua tensione. È durata per più di 20 anni, sta andando avanti con notevolissimi risultati, ancora oggi, periodo dell'Ucraina e dei vari boicott, continua a mantenere questa grandissima capacità di non essere coinvolta col problema politico, ma rappresenta ancora oggi la grande eccezione di politiche spaziali che sono fatte abbastanza in modo autonomo fra i grandi paesi. Credo che per andare su Marte bisogna veramente pensare a uno sforzo comune serio. E di nuovo siamo da capo in un contesto politico globale che ancora oggi non si vede. Quindi c'è un aspetto tecnico, su questo stiamo facendo tantissimo, con gli astronauti attuali, sulla Space Station, con tecniche di protezione della radiazione, con la capacità di rimanere a bordo per lungo tempo. Abbiamo adesso una missione molto interessante americana di due gemelli, uno che rimane a terra, l'altro monozigota che sta in orbita, e quindi si può confrontare con molta maggior precisione gli effetti dell'esposizione per un anno alle condizioni spaziali. È molto interessante questo tipo di esperimento, ci farà capire qualcosa di più, ma sono dei passi di un percorso che è ancora molto lungo. E se mi domandate cosa si può fare oltre a Marte, beh, l'anno scorso l'ho raccontato, è molto difficile, molto molto difficile, lì veramente fantascienza. Oggi purtroppo lì la fisica non ci aiuta, occorre trovare qualche cosa di più e cambiare le leggi della fisica, non è propriamente qualcosa che si faccia con la mano sinistra. Prego. Con tutto quello che ci ha detto, sarà possibile un domani prevedere i terremoti, visto che è possibile avere delle informazioni precise sulla meteorologia e Allora, è chiaro che avendo a disposizione, per esempio, semplicemente la capacità di vedere gli stress che si formano, almeno in superficie, nel tempo, e deformazioni anche piccole, ma che si vedono continuare nel tempo, e si hanno molte più informazioni, si avranno molte più informazioni di quanto si hanno oggi. Sulla storia della previsione, c'è questa grande discussione, un po' come prevedere i fulmini. Quando ci sono dei campi elettrici molto alti, prima o poi il fulmine arriva. Quando arriva, non è facile dirlo. Similmente, la capacità di identificare i veri precursori in un tempo utile, ore, giorni, e non in tempo inutile, 6 mesi, un anno, c'è molto studio, grande dibattito. Non è attualmente solida il caso non è attualmente solido a sufficienza da poter rispondere in modo positivo alla sua domanda. Professore, un giorno il nostro sole si spegnerà. Sì, la civiltà futura saprà estrarre energia dai buchi neri? Grazie. Allora non so se la sua affermazione può essere, la sua domanda in realtà può essere trasformata in due pezzi. Un giorno il sole si spegnerà, magari fossimo lì a vederlo. Si parla sui 10 miliardi di anni.
tempo un po' lunghetto. Margherita Hack diceva che questo problema non la spaventava, e sfido, è vissuta a lungo, ma rispetto a questi tempi non c'è niente. Quindi non sarà questo il motivo che ci preoccuperà sui buchi neri. La questione dei buchi neri è un'altra, sono delle gigantesche assorbitori di energia, accumulano energia in modo che non esca più, se non in quantità assolutamente ridicole, quindi andare a cercare energia lì mi sembra un pochino masochista. C'è molti altri modi per prendere energia da altre stelle, da gravitazionale, dall'antimateria che rimane in giro in quantità anche se piccole in giro per l'universo, molto più comode anche se difficili rispetto a questa idea di un po' malsana andare a cercarla in un posto in cui è così scomodo. Che per fortuna non ne sento più parlare. Per fortuna non ne sento più parlare, vuol dire che la cosa è evaporata, si è fusa. Non se ne sente più parlare e quindi basta, non parliamone più. Altre domande, prego. Faccio una domanda, siccome solo il 7% dei satelliti che ci sono oggi sono legati alla scienza, sì, e più del 90% è aspetti commerciali, sì, o militari, il rischio che c'è è quello che tutti gli investitori sono commerciali e quindi il rischio è di arrivare a un mondo orwelliano dove tutti controllano tutti. Esiste una garanzia, esiste un garante, oppure gli stati hanno messo a punto un sistema per garantire che questo non diventi un problema per le persone? È domanda complicata questa, perché di fatto quando uno ha in moto un meccanismo industriale come quello che si intuisce dietro questi numeri, lo Stato può introdurre elementi di regolazione, aumentare, diminuire le tasse. Il nostro investimento in Italia, per esempio, noi abbiamo come agenzia spaziale 650 milioni all'anno di finanziamento pubblico e il fatturato delle nostre industrie è, se non ricordo male, ben sopra i 2 miliardi e mezzo, quindi è una frazione l'intervento pubblico, non piccola ma una frazione, ma questo numero in altri paesi è molto più piccolo, in Francia è meno pubblico, più grande il privato, anche in America è così. Quindi quando parte un meccanismo industriale legato a interessi precisi, e oggi dominantemente l'informazione, ma domani potrebbe nascere anche un meccanismo di altro genere. Quando dico che Google sta cambiando il mondo è perché sta portando l'osservazione della Terra a valori numerici e di facilità utilizzativa tale che scatta poi il meccanismo, no, di interesse industriale con la pubblicità e quant'altro. Io non credo che gli stati siano più che tanto in grado di controllare questo processo. Lo spazio è senza frontiere, ci si va con relativa facilità. I privati sono abbastanza potenti in un contesto in cui la tecnologia ormai è matura di poterlo fare praticamente per conto loro. Per cui la risposta è che non è attualmente i meccanismi di controllo, i paesi, lasciando perdere la parte militare che è sempre legata a logiche diverse, ma se rimaniamo sul civile, i paesi hanno spinto con forza, stimolando l'economia a iniziare a fare industria nel settore spaziale, perché si ritiene che sia un settore che fa muovere l'economia, che sviluppa la formazione di alto livello, che crea una capacità di influenza politica, per cui hanno sempre investito per far più spazio all'industria. E quando l'industria prende il volo, non è che posso poi dirgli benissimo, adesso abbiamo scherzato, basta. E quindi è un processo aperto in cui i paesi, il pubblico spinge, il privato quando gli interessa parte, e il fatto che questo porti a una grandissima capacità di controllo delle persone, come una volta non c'era, perché sappiamo benissimo, basta guardare Google Street e si capisce subito che c'è una quantità di informazioni enorme dietro quelle immagini. Infatti molte le mascherano, però qualcosa scappa e quant'altro. Beh, in futuro sarà ancora molto molto di più.
questo domina il valore negativo di questo fatto di perdita di, diciamo, di privacy oppure no? Questa è una domanda che merita un discorso molto, molto ampio, un ragionamento molto ampio. Quando uno vede Google Street per trovare la prossima casa che vuol comprare piuttosto che la villa dell'amico in cui andarlo a trovare la sera, ne vede gli aspetti positivi, fortemente positivi. Quando invece viene usato per, è come tutta la tecnologia, no? Talvolta ha degli enormi aspetti positivi ma anche gli aspetti negativi. Siamo in un mondo molto complesso, non credo che possiamo permetterci di rinunciare a queste tecnologie per il fatto che siamo miopi rispetto ai vantaggi e vediamo bene gli svantaggi. Dobbiamo riuscire a vedere tutti e due, poi fare un bilancio opportuno e anche imparare a proteggerci dagli svantaggi. Cioè, ci sono tanti modi, l'intelligenza umana è in grado non solo di creare le armi, ma anche gli scudi. Cioè, quindi è possibile proteggersi anche dagli aspetti negativi. Io sarei ottimista in questo tipo di cose. Va bene, ringraziamo il professor Battiston.